adempimenti burocratici. Domani alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste. Giossamane gran fermento ad AC Catena. In occasione della cerimonia della Festa della Repubblica, il sindaco di Acireale consegnerà una benemerenza al brigadiere Giovanni Grasso, gravemente ferito a Santa Maria Malati. L'auspicata riqualificazione professionale dei dipendenti delle IPAB siciliane. Giovedì, nuovo incontro della cabina di regia. Questi i titoli principali del nostro telegiornale, benvenuti, ma parleremo anche di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza di Catania di un ingente quantitativo di prodotti tra articoli audiovisivi e da fumo, ma parleremo anche dell'arresto a Sant'Agata di Battiati di tre catanesi arrestati per un attentato furto in una stazione di servizio. Posto invece in occasione del primo anniversario della scomparsa del maestro Franco Battiato, da domani al via ad un calendario di appuntamenti. Infine, per lo sport, spazio all'hockey. In casa Valverde difatti si tirano le somme di fine stagione. Nella pallanuoto, vittoria per l'equipe Orizzonte che si avvicina così allo scudetto. Partiamo però parlando di elezioni amministrative in Sicilia, ultimi ad adempimenti burocratici per i comuni che il prossimo 12 giugno eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio. Domani alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste. Si entra così ufficialmente in campagna elettorale. Gran fermento negli uffici elettorali dei comuni dove il prossimo 12 giugno si andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. In tutta la Sicilia sono 120 i comuni interessati, di cui 20 in provincia di Catania. E domani a mezzogiorno scade il termine ultimo per la presentazione delle liste, quindi si ufficializzeranno i candidati a sindaco, le liste a supporto e i candidati al consiglio comunale. Nell'area etnea i comuni dove si torna al voto sono, in rigoroso ordine alfabetico, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione, Fiume Freddo di Sicilia, Licodia Eubea, Lingua Glossa, Maniace, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di Licodia, Sant'Agata di Battiati, Scordia e Vizzini. I ballottaggi, previsti il 16 giugno, riguardano solo i comuni superiori ai 15.000 abitanti, quindi Aci Catena, Paternò, Palagonia e Scordia, ma solo nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40%. Ad Aci Catena già stamane gran fermento, 5 i candidati a sindaco annunciati, l'uscente Nello Oliveri che avrà dalla sua 5 liste a sostegno, quindi la candidata sindaca Margherita Ferro con 7 liste a sostegno, Giuseppe Aleo con 3 liste a supporto, Giovanni Grasso con 2 e Agostino Imondi con 1, Movimento Siciliano d'Azione. Nell'ufficio elettorale del comune, dicevamo, già gran fermento. Il dato aggiornato alle 13 ci dice che sono già state presentate 3 delle liste a sostegno della candidata sindaca Margherita Ferro, Insieme per Aci Catena, Stella del Giorno e Viviamo Aci Catena, e le 2 liste a sostegno del candidato sindaco Giovanni Grasso. C'è ovviamente ancora tempo nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, e poi domattina fino a mezzogiorno, dopodiché si entrerà ufficialmente in campagna elettorale. Le urne saranno aperte nella sola giornata di domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. Si voterà anche per i 5 referendum in tema di giustizia. Per gli scrutini poi le schede per il referendum si apriranno subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio per le amministrative inizierà il giorno dopo, lunedì 13 giugno, a partire dalle 14. Adesso la cronaca. Sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania un grosso quantitativo di articoli tra supporti audiovisivi e prodotti da fumo. Denunciato il responsabile.
Erano esposti in due stand nel cuore di Catania, ma qualcosa ha fatto insospettire la Guardia di Finanza che è intervenuta, ne ha sequestrato il quantitativo tra supporti audiovisivi e prodotti da fumo. 4.500 tra CD e DVD contraffatti sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle in quanto privi del marchio SIAE. Venduti sul mercato avrebbero garantito un illecito profitto di oltre 7.000 euro. Insieme a questi, circa 600.000 prodotti da fumo sono stati trovati privi delle norme che disciplinano i prodotti assoggettati a imposta di consumo. Anche per questi ne è stato stimato un ricavo dalle vendite illegali pari a circa 6.000 euro. A convalidare il sequestro dei prodotti l'autorità giudiziaria, mentre il presunto responsabile è stato segnalato alla Procura della Repubblica. Attività di controllo che spesso vengono svolti per prevenire e reprimere la commercializzazione dei prodotti non originali o di illecita provenienza, tutelando allo stesso tempo le imprese che rispettano le regole e allo stesso tempo la salute dei consumatori. Ancora cronaca, tentano un furto in una stazione di servizio ma falliscono e ci riprovano il giorno dopo. Arrestati in tre. In azione i carabinieri di Sant'Agata di Battiati che hanno arrestato tre catanesi, un 23enne, un 20enne e un minorenne. Un quarto componente del gruppo, il cosiddetto Palo, è riuscito a scappare dopo aver speronato l'auto dei carabinieri. A tradirli sono stati proprio i modi sospetti usati durante un sopralluogo. Fingevano di scattare dei selfie per inquadrare le telecamere della stazione di servizio ed elaborare un piano. Ad allertare i militari, il titolare di un distributore di carburante situato tra Catania e Sant'Agata di Battiati, che ha denunciato un tentativo di furto da parte di quattro persone ripreso dai sistemi di videosorveglianza. A indurlo a rivolgersi ai carabinieri è stata la visita la mattina seguente al tentato furto di quattro giovani dalle fattezze compatibili con quelli registrati dalle telecamere. Blitz della polizia, raffica di denuncia a Catania, quartiere di Librino e San Cristoforo, trovati garage occupati, auto rubate ed anche una tuta da motociclista. Due persone inoltre sono state portate in carcere dove dovranno scontare le pene comminate loro con sentenze definitive. La polizia ha anche accertato 9 casi di evasione dagli arresti domiciliari. Le denunce sono scattate per vari motivi: per lesioni personali aggravate, per furto aggravato, per ricettazione, per falso materiale, per omessa custodia di beni sottoposti a sequestro giudiziario, per mancanza della tabella di giochi proibiti all'interno di una sala giochi abusiva, per truffa in concorso, una per abusivismo edilizio e per inottemperanza a un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. 5 persone sono state indagate in stato di libertà per invasione di edificio pubblico, per aver occupato illegalmente altrettanti garage di proprietà del comune di Catania. Era originaria di Riposto la donna morta nell'incidente di domenica pomeriggio a Castiglione di Sicilia lungo la strada statale 120. La donna, Anna Messina, 67 anni, insegnava alla Marano di Riposto dopo un lungo periodo trascorso al nord, dove ha insegnato e si apprestava ad andare in pensione. L'auto sulla quale viaggiava, una Toyota Yaris guidata dal fratello 53enne, proveniva da Randazzo ed era in direzione Lingua Glossa quando è andata a schiantarsi contro un muretto che delimita la strada ribaltandosi. Impatto risultato fatale per l'insegnante seduta sul sedile posteriore. A riportare ferite gravi la sorella, che si trova ricoverata al reparto rianimazione del Policlinico di Catania. Ferito in modo lieve il fratello. Il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, da Cireale sarà conferita la civica benemerenza al vice brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso, intervenuto per sedare una lite dinanzi la chiesa di Santa Maria a Malati. Vediamo. La prossima festa nazionale della Repubblica, che come è noto si tiene anche ad Acireale, vedrà il conferimento della civica benemerenza al vice brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso. La Giunta Comunale, infatti, sulla base del regolamento approvato nel luglio 2020 dall'ente,
ha indicato nel militare dell'arma citato meriti etico-sociali fondamentali per un atto di coraggio e abnegazione civica improntate ai valori di altruismo e solidarietà. Sebastiano Grasso, fuori servizio nel settembre dello scorso anno, rimase coinvolto nel tentativo di riportare la calma fra due nuclei familiari in un increscioso episodio di violenza che lo vide attinto da colpi d'arma da fuoco, rimanendo in tal modo gravemente ferito tra testa e collo, riportando lesioni permanenti. Il fatto avvenne dinanzi la chiesa di Santa Maria Ammalati mentre era in corso la celebrazione della prima comunione. La proposta di civica benemerenza è stata formulata dal sindaco Stefano Alì per il gesto di coraggio, altruismo e spirito di servizio come esempio per tutta la comunità locale, dovendo tributare a nome dell'intera cittadinanza di Acireale formale riconoscenza al militare che, libero dal servizio, è intervenuto mettendo a rischio la propria vita per il bene e la salvaguardia della comunità. Il conferimento della civica benemerenza sarà reso ufficiale e perenne da un attestato contenente la motivazione, con iscrizione nell'albo d'onore del comune, unitamente poi alla consegna di una medaglia recante lo stemma della città di Acireale con la relativa data. La cerimonia, nell'ambito della Festa della Repubblica, si svolgerà in Piazza Duomo il 2 giugno con inizio alle ore 9:30. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, ma tra poco. Siete invasi da ciclisti ma anche da famiglie, no? Diciamo abbiamo iniziato bene la stagione con questi, diciamo, due giorni di ciclismo di professionisti e amatori che hanno invaso le nostre strade, hanno dormito a San Mauro, hanno mangiato a San Mauro, sold out dappertutto, siamo veramente contenti. Su Ecna Channel, tutto in di Franco Perdighizzi. Questa settimana San Mauro, Castelverde, Palermo, il Giro delle Madonie. Sabato 21 maggio ore 21:20, domenica 22 maggio ore 21:20. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85.
da Home Store. C'è aria di primavera. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa, fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera-estate. Uomo, donna, bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store, ad Aci Reale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto, a Riposto sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di IPAB, la riqualificazione professionale dei dipendenti delle IPAB siciliane potrebbe trovare concretezza il prossimo giovedì, il 19 maggio. Abbiamo difatti sentito la vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Angela Foti. Il reintegro professionale dei dipendenti delle IPAB è un argomento in questi mesi ampiamente dibattuto negli uffici degli assessorati regionali. Giorno 19 è previsto un nuovo incontro della cabina di regia per cercare di concretizzare il tutto. Come si sa, con un protocollo d'intesa dello scorso settembre, l'assessorato alla famiglia, retto dall'assessore Scavone, ha ceduto la gestione dei dipendenti delle IPAB siciliane all'assessorato alla salute, retto dall'assessore Razza, che si occuperà della formazione professionale e dell'inserimento nelle piante organiche delle ASP. Molti dipendenti non sono adeguatamente formati e prima di un reinserimento lavorativo dovranno frequentare dei corsi di formazione. A tal proposito, ci spiega la vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Angela Foti, che è alla firma dell'assessore Razza un decreto che prevede un adeguato percorso formativo. E alla firma dell'assessore, già come dire, composto in tutte le sue parti, il decreto che suddivide i dipendenti che già ereditano una diversa formazione. Alcuni sono semplicemente OS e dovranno diventare OS, altri non hanno alcun titolo e dovranno fare il corso, ma volendo andare incontro all'esigenza anche di rapidità e quindi non fare fare un corso standard da 1000 ore più il tirocinio, hanno individuato delle modalità con dei corsi che oscilleranno dalle 550 per chi deve partire da zero, semplicemente anziché 1000 ore, e di 180 ore per chi già è in possesso del titolo base OSA. Per quanto riguarda gli amministrativi, cioè tutte quelle persone che non fanno parte dell'area socio-assistenziale, è previsto con la riqualificazione di 100 ore l'acquisizione dei titoli necessari per essere inseriti utilmente nelle piante organiche delle ASP di appartenenza, con priorità rispetto ad altre immissioni di personale. Ci sono anche 4 dipendenti che hanno già tutti i corsi e su questa vicenda mi sto muovendo affinché le rispettive ASP le assumano da subito senza aspettare che gli altri facciano la riqualificazione. Purtroppo, come dire, anche i sindacati, probabilmente per mettersi il ferro dietro la porta, desiderano che in blocco tutti entrino nella stessa giornata. Questa cosa ha costituito un tira e molla molto importante. Ci sono stati anche dei dipendenti non aventi diritto, quindi non entrati con procedure di evidenza pubblica, anche di IPAB attive, perché in giro per la Sicilia ci sono IPAB attive che continuano a lavorare tranquillamente, che hanno fatto domanda. Questa cosa purtroppo ha rallentato di qualche mese le operazioni, perché si è dovuto spacchettare tutto l'elenco andando a verificare dipendente per dipendente chi poteva accedere e chi non può accedere. Quindi si attende con ansia l'incontro di giorno 19.
nella speranza che i sindacati accettino quanto predisposto dall'assessorato alla salute e che si possa partire subito con la formazione. Mi sincererò che i sindacati, come dire, vista la proposta, la accettino, perché non è più, come dire, sopportabile che rimandino di settimana in settimana, perché diciamo non tutto è perfetto. Questa è una soluzione sudata, proposta da tanti anni, non c'era stata mai la volontà di portarli in altre amministrazioni. Questa volta si è trovato veramente una volontà di farsi carico di questo problema da parte di un assessorato che in verità non era competente, cioè quello della salute, che chiaramente ringrazio. Voltiamo adesso pagina e ci spostiamo a Riposto, che punta attraverso un progetto alla valorizzazione storico-culturale del lungomare per la ripresa del turismo. Riposto sempre più una località turistica, puntando alla valorizzazione dei siti cittadini attraverso una segnaletica turistico-culturale alternativa. E questo è il progetto che l'amministrazione, guidata dal sindaco Enzo Caragliano in collaborazione con Rosario Patanè, titolare della società Greenhouse, vuole mettere in atto nel lungomare ripostese allo scopo di esaltare gli agglomerati che racchiudono aneddoti storici. Si parte dal centralissimo Largo Bagni, situato nel quartiere Scariceddu, nel quale saranno allocati alcuni manufatti in legno dotati di pensilina ed espositori di foto storiche che ricostruiscono usi e tradizioni popolari del luogo. Un'iniziativa di forte impatto culturale non solo, afferma l'assessore al turismo Carmelo D'Urso. Questo rientra in un quadro di iniziative appunto per dare quel disegno anche storico di quello che era la nostra cittadina nel tempo, quindi tutte le trasformazioni che ha avuto, e quindi dare anche ai turisti delle informazioni ben precise. E rimaniamo a Riposto, al via da domani fino al 26 giugno una serie di iniziative organizzate in occasione della ricorrenza del primo anniversario di morte del maestro Franco Battiato. Riposto si prepara ad omaggiare, in occasione della ricorrenza del suo primo anniversario di morte, l'artista ripostese Franco Battiato, attraverso una serie di eventi che prenderanno il via domani e termineranno il 26 giugno. A dare il via ai numerosi appuntamenti in programma, alle 18.30 la cerimonia in piazza Arcidiacono, nei pressi dell'abitazione natia di Battiato, nel corso della quale sarà svelata una targa in ceramica realizzata dal maestro Orazio Costanzo, raffigurante l'immagine del cantautore e in rilievo il testo di una delle sue canzoni più celebri. A seguire l'evento denominato Mondi Vicinissimi, organizzato dal Comune in collaborazione con la passeggiata letteraria ripostese, nel corso del quale i partecipanti ripercorreranno idealmente il territorio ionico-etneo attraverso i testi delle canzoni di Battiato e con spezzoni di repertorio cinematografico. Ci incominceremo col giorno 18, domani, inaugurando una ceramica che ricorda l'artista con delle frasi delle sue canzoni. La metteremo nel largo Piazza Arcidiacono, che è a pochi metri dalla sua casa natia. La sera ci sarà un grande convegno e da lì partiranno eventi che raggiungeranno fino alla fine del luglio, con l'ACME che sa l'inaugurazione di Piazza Commercio, diventa Piazza Ciccio Battiato, con una grande ceramica, scultore sempre di Ciccio, che è arriverà, ma soprattutto sarà il ricordo e di grande progettualità per tutti quelli che verranno a trovare, così come ci sono continuamente gente che viene a vedere il suo luogo natio, verrà a vedere anche questa piazza dedicata a lui. E sempre domani alle 19.30, su iniziativa della parrocchia Maria Santissima del Carmelo, è in programma l'evento denominato Il Porto di Giaffa, audaci riflessioni tra amici, presso la Chiesa Carmine, organizzato dal parroco della stessa, Don Daniele Raciti, in collaborazione con la Diocesi di Acireale e l'Istituto di Teologia Sant'Agostino. Un incontro, quest'ultimo, al quale parteciperà anche il Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. E anche me lo ricorda il cantautore ripostese, Note di Passaggio, è il titolo dell'iniziativa omaggio a Franco Battiato in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, che si terrà a Milo da domani fino a domenica 22 maggio. Si tratta di una grande rassegna composita e articolata che esplora tutti i contesti artistici e non in cui Franco Battiato si è trovato ad operare in mezzo secolo ed oltre di costante attività e ricerca. L'iniziativa voluta dal Comune di Milo con
il patrocinio dell'assessorato beni culturali e identità siciliana della regione siciliana e in collaborazione con il centro studi di gravità permanente, l'associazione turistica Prolocomilo e l'istituto di istruzione superiore Amari di Giarre è caratterizzata da diversi eventi collocati in diverse location sia a Milo che a Giarre. Nella giornata di ieri si è svolta ad Acireale un'iniziativa in ricordo del cavaliere Mario Marano Acese, emigrato negli Stati Uniti oltre 50 anni fa e che a seguito della sua morte avvenuta nell'agosto del 2017 aveva donato una somma di $280,000 alla sua città natale distribuita fra diocesi, comune di Acireale e fondazione Bellini. Ieri pertanto una delegazione composta da 6 studentesse della John Cabot University insieme alla loro insegnante di arte e storia ha fatto visita in città. Con loro anche lo showman Bob Di Biase, accompagnato dalla giornalista Esther Vaida, responsabile del progetto You, Me and Sicily, promotrice dell'evento insieme al presidente della Fondazione Bellini, il professore Rosario Faraci. Mario Marano, difatti, ricopriva il ruolo di funzionario emerito della contea di Ocean ed era parte di diverse organizzazioni statunitense, fra cui la New Jersey Italian Heritage Commission. Il gruppo ieri ha incontrato il vescovo della diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, il sindaco Stefano Ali, la giunta e il presidente del consiglio comunale Fabio Fontanesca. Nel corso del giro in città la delegazione americana è stata accompagnata anche dai consiglieri della Fondazione Bellini e dal presidente della consulta della cultura Salvo Emanuele Leotta, con loro anche la professoressa arcidiacono dell'associazione culturale Scarti. Il presidente Bob Di Biase ha auspicato che si possano intensificare sempre più scambi culturali fra comunità italoamericane e gli acesi, come espressamente manifestato in vita anche dal cavaliere Mario Marano. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro. Tutti i mercoledì sera, ore 21:10, rassegna a cura delle compagnie teatrali locali. Questi i prossimi appuntamenti in programma. Il 18 maggio, Ora ca mamma muriu, cusutenu papà. Il 25 maggio, Niente suocere tra i piedi. Il 1 giugno, Pensionati in casa. Le compagnie teatrali di tutta la Sicilia interessate a mettere in onda le proprie opere possono inviare una mail di richiesta a info@radioetnaespresso.it. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, Acireale. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, Acireale. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante.
affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mandassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? L'alba che verrà è l'ultimo romanzo del critico letterario Lorenzo Marotta, da poco presentato al Maggio dei Libri e già in corsa per i premi Vittorini e Campiello. Il critico letterario Lorenzo Marotta, originario di Aidone, macese di adozione, torna in libreria con il nuovo romanzo L'alba che verrà, edito da Algra. Un romanzo che attraversa la realtà con l'immaginazione, perché questa è la rivoluzione, il potere più grande che l'umanità possa esercitare per cambiare il proprio destino. Abbiamo chiesto all'autore come nasce l'idea di questa ennesima fatica letteraria, che fra l'altro è già in corsa per i premi Campiello e Vittorini. La motivazione è data dalla lettura di libri che io recensisco per la Sicilia, però la motivazione è data dalla riflessione sulla condizione del nostro pianeta e anche sulla condizione di un'umanità che è inquieta, che cammina sull'orlo dell'incertezza. E essendo un intellettuale non faccio altro che pensare, leggere, riflettere. L'editore ha voluto, che ringrazio, presentarlo al Vittorini, che fra l'altro appunto io sono convinto che un romanzo deve avere un compito anche di crescita, di impegno civile, di impegno etico, senza essere moralistico, ma comunque di dare un contributo alla conoscenza, al sapere, il più grande investimento che possiamo fare. Oggi come oggi c'è bisogno di un buon libro, c'è bisogno di una buona letteratura, c'è bisogno anche di un ruolo dell'intellettuale, un recupero dell'intellettuale come voce chiarificatrice o come contributo. L'alba che verrà, presentato proprio in questi giorni a Catania per il Maggio dei Libri, è un romanzo che consente al lettore di focalizzare il presente e destare la propria coscienza sopita. Intreccia armoniosamente inventiva, scienza e fantascienza, animato da personaggi di diverse nazionalità che interagiscono sul web, accomunati dal desiderio di contribuire al sapere e al benessere globale del pianeta Terra, cui oggi si dovrebbe mirare. Un libro quasi profetico. Protagonisti, i giovani. I giovani che nati a cavallo tra nati e cresciuti a cavallo dei due secoli, quindi 25enni, 30enni. È un gruppo di giovani, fra l'altro molto impegnati, perché sono dei ricercatori, dei medici, degli informatici. Questo gruppo di giovani proviene da ogni parte del mondo. Si riuniscono a Parigi e mettono assieme le loro competenze, le loro conoscenze scientifiche e tecnologiche al servizio della pianeta Terra e intrecciando le loro storie personali e familiari con questo scopo di sensibilizzazione
di conoscenza, ecco, quello che occorre è accendere i riflettori sulla Terra e farci carico che noi siamo abitatori di questo mondo e non sfruttatori di questo mondo. Lo sport adesso con la pallanuoto. Vince anche gara 2 l'Equipe Orizzonte, si avvicina a grandi passi verso lo scudetto, adesso serve una sola vittoria alla formazione etnea. 8-6 il finale contro il plebiscito Padova nella gara giocata ieri alla Scuderi di Catania, decisivo il primo tempo chiuso sul 3-1 dalla formazione di casa che ha poi pareggiato il secondo periodo, vinto il terzo 3-2 e perso l'ultimo 2-1. Gara 3 sarà disputata tra due giorni, giovedì 19 maggio alle 17:30 a Padova. Sarà il primo match point in favore delle catanesi per ottenere lo scudetto. Dalla pallanuoto all'hockey, la polisportiva Valverde tira le somme di fine stagione. La formazione maschile ha concluso il proprio campionato lo scorso weekend, adesso sotto con il settore giovanile. Tempo di bilanci in casa Valverde dopo la conclusione della stagione per la formazione maschile, che nel campionato di Serie A2 ha mancato la promozione per un soffio. Se la formazione femminile è ancora in corsa per la promozione in Serie A Elite, la squadra maschile ha concluso lo scorso weekend il proprio campionato, con una rotonda vittoria ai danni di Genova per 4-0. A essere promossa in Serie A1 è stata però Pistoia per la miglior differenza reti. E nonostante ciò, in casa etnea c'è la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, come ha confermato l'allenatore Angelo Giulio. Il nostro obiettivo è in parte stato concluso, di arrivare primi in classifica. Purtroppo per una differenza reti non riusciamo per il secondo anno consecutivo ad ottenere una promozione in A1. E non dimentichiamo che per 2 anni di fila siamo arrivati primi, e pazienza, ma questo a noi non può far altro che per rafforzarci, per farci crescere sempre di più, per far crescere sempre di più i giovani, il nostro obiettivo principale. E quindi andiamo avanti così. Ho fatto i complimenti a tutti per lo stupendo fine campionato. Soddisfatto ma con un pizzico di rammarico anche il capitano Enrico Lupo, che traccia un bilancio del campionato e punta i riflettori sui più giovani. La seconda parte del campionato è stata quella più concreta, dove siamo riusciti a metter su una squadra degna del campionato. Infatti l'unico ostacolo è stata la sconfitta la prima partita con il Genova, e oggi ci siamo riscattati e tecnicamente siamo arrivati i primi nel campionato. E oggi vedere le prestazioni di questi 15, 16, 17 anni in campo per noi è la vittoria più grande, che alla fine è uno sport, come sapete, di nicchia, e portare avanti questa disciplina a Valverde non è facile, ma ci stiamo riuscendo. Da domani si ricomincia, perché abbiamo degli impegni con l'Under 21, che, come avete ben capito, è la parte fondamentale di questa squadra, e abbiamo una semifinale il 4 giugno, e chi passa va alle finali, quindi per noi il lavoro continua, se non di più. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Sereno poco nuvoloso per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 16 e i 26 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.